Aperta. Il voto è chiuso, votanti 29, maggioranza 15, favorevoli 4, contrari 25, astenuti nessuno. L'ordine del giorno è respinto. Consigliere Pelonzi. No, Presidente, scusi, evidentemente ero su con una fotocopia di un ODG che non era quello del quinto municipio, per cui si intende rispetto invece a questo della residenzialità che il voto è negativo. Voto è negativo, per quanto mi sembra che il voto del consigliere Pelonzi non risultasse proprio. Corretto. Quindi per il verbale il suo voto negativo. Va bene. Possiamo passare all'ordine del giorno numero 592. Ci sono interventi per l'illustrazione dell'ordine del giorno. Il consigliere De Priamo. Prego, consigliere, per 5 minuti ne ha facoltà. Pochissimo, molto meno, Presidente. Questo è, riproponiamo un tema, quello del degrado assoluto e del dissesto, in questo caso della manutenzione urbana sul decimo municipio. Mi chiedo come possa diciamo, non essere sensibile a questo tema il Movimento 5 Stelle, in particolar modo considerato la sua presenza e i risultati ottenuti in passato in quel municipio. Però poi mi rispondo anche da solo che purtroppo il Movimento 5 Stelle non si è unito alla richiesta di tanti cittadini di votare in quel municipio, di non prolungare il commissariamento, che sicuramente ha avuto le sue motivazioni, ovvero il fallimento registrato, le gravi situazioni che hanno riguardato la presidenza PD uscente del municipio, ma che insomma poi deve tornare la sovranità ai cittadini, perché quel territorio, anche dal punto di vista della manutenzione stradale, come del tema del dissesto idrogeologico e tantissima la viabilità, il trasporto pubblico e quant'altro, oggi risente di una assenza di politica, perché la cattiva politica va combattuta, ma l'assenza di guida politica è anch'essa un qualcosa che può essere transitoria per qualche mese, ma che poi deve cessare. Purtroppo il Movimento 5 Stelle quel tipo di battaglia non la sta facendo insieme ai cittadini, quindi non mi stupirebbe che magari non fosse evidentemente interessato anche a questo ordine del giorno. Poi naturalmente, se saremo smentiti e verrà votato, saremo ovviamente contenti. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono interventi in dichiarazione di voto. La consigliera Agnello. Prego, consigliera, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Allora, forse il consigliere Di Priamo, giustamente non è membro della Commissione Lavori Pubblici, non sa che proprio l'altro ieri, c'è stata una commissione Lavori Pubblici proprio sulle strade del municipio 10 per apertura di voragini. Abbiamo avuto quindi tutti gli attori intorno al tavolo, e quindi il SIMU, chiaramente, e poi anche ACEA, e abbiamo dibattuto lungamente è emerso che chiaramente ci sono dei problemi visibili, perché si aprono grandi voragini in quasi molte zone di Ostia. Quindi a breve verrà fatta una relazione alla Commissione Lavori Pubblici e si è individuato il problema, ci sta lavorando ACEA, praticamente bisognerà rivedere tutto la rete fognaria, perché ha avuto un dissesto perché i piloni che reggono la rete fognaria sono praticamente crollati in alcune zone, e queste causano queste voragini. Era presente il municipio, era presente il direttore dei lavori del municipio, ma non solo. Noi su Ostia, anche se non è argomento, ci siamo come Commissione Lavori Pubblici, abbiamo Ostia, chiaramente intendiamo Municipio 10,
Abbiamo anche affrontato l'argomento della biblioteca Sandro Onofri. Questo, devo dirlo, su segnalazione della consigliera Piccolo, abbiamo fatto anche lì un'altra commissione molto partecipata anche dai cittadini, e il Dipartimento SIMU sta trovando delle soluzioni anche a brevissimo termine per ripristinare la biblioteca, e ve ne renderò conto quando chiaramente avrò una relazione. Quindi io per questo 592 voteremo no, perché già l'abbiamo preso in carico e già abbiamo insomma chiarito e affrontato alcuni dei problemi di Ostia, altri verranno affrontati sicuramente entro febbraio. Grazie.